Fagiullone appunto della partita che si è svolta ieri, cioè Sassuolo contro Inter, finito sul risultato di 1-2 per l'Inter purtroppo. Però vabbè, ora andiamo un attimino nel dettaglio in questo video, incominciando comunque da consigli che io comunque ci darei un 6, perché comunque con i gol che ha subito, è vero che sul secondo magari poteva fare leggermente di più, perché io l'ho visto magari più spostato. È vero che sul primo, che poi comunque ne parliamo quando devo parlare dell'arbitro, c'era magari un fallo invertito, però non mi viene da dargli più di tanto le colpe, a parte appunto sul secondo, che secondo me era troppo spostato, però ci voglio dare comunque la sufficienza un po' striminzita, però sempre sufficienza, cioè 6. Toyan, il primo insufficienza di questa gara, perché praticamente sul primo gol, vuoi non vuoi, anche Toyan si perde Dzeko e rimane fatale. Poi in un'altra occasione si perde un altro giocatore dell'Inter che ora sinceramente non mi ricordo, e anche la stava per essere fatale. Per fortuna che comunque l'Inter no, non ne ha approfittato, per fortuna. Quindi comunque Toyan ha fatto una pessima gara, voto 5, non posso dare altro che 5. Erlich, cosa devo dire su Erlich? Ha fatto la sua classica partita, non ha fatto errori da quello che mi ricordo. Quindi secondo me lui il 6 e mezzo se lo prende. Ferrari si fa saltare da Dzeko sul secondo gol, però dopo non fa altre cavolate, anzi salva in più di un'occasione il Sassuolo, però anche a lui mi viene da dargli un 6, leggermente più pieno rispetto a quello di consigli, perché comunque oltre a comunque l'errore che ha fatto sul secondo gol, che per la carità è un essere umano anche lui, quindi non può fare tutte le partite perfette, quindi secondo me va sul 6 comunque. Sì. Ruggerio, basta dire che ha fatto assist, secondo assist consecutivo di Ruggerio, cioè, ma ci stiamo rendendo conto? Ruggero che ha preso il posto di Kyriakopoulos, che per me tuttora è il nostro miglior terzino, lo sta facendo benissimo in questo momento, sperando comunque che continua così, che continua a fare assist, che continua a fare buone prestazioni, che continua a comunque non soffrire o quasi gli avversari. Perché comunque anche lui, cioè fino a questa partita, non è che abbia sofferto chissà quanto gli avversari. Infatti, a tutte le azioni pericolose dell'Inter sono passate dalla parte di Toyan e non dalla parte di Ruggeri. Frattesi, vuoi non vuoi, il migliore in campo del Sassuolo in assoluto in questa partita. Uno, perché comunque nel primo tempo è stato uno dei pochi, anche pochissimi, che ha provato il tiro, che ha provato a fare le azioni pericolose, eccetera. E due, perché nel secondo tempo ha segnato il gol del momentario 1-1. Quindi che gli vuoi dire a Frattesi? Che gli vuoi dire a Frattesi? In questo momento, senza di lui,
abbiamo meno un paio di gol, quindi per il momento ci serve, quindi voto 7,5. Lopez, cioè, Lopez fa la sua classica partita, fa quello che deve fare, fa girare la squadra, prende palloni, niente di che alla fine, quindi anche lui va sul 6. Thorsved, primo tempo per me inguardabile di Thorsved, secondo tempo leggermente migliorato, ma non più di tanto. E quindi io ci vorrei dare un 5,5 a Thorsved, che sinceramente dalla partita contro la Serenitare mi aspettavo decisamente di più. Questo bisogna dirlo. Seide, peccato per quell'azione che comunque ne ho parlato anche in live, che praticamente lui prende la palla e dopo la stoppa male. E vedi che comunque in quell'azione ci sono stati due errori da due attaccanti, uno appunto e Seide, poi l'altro errore è di un altro giocatore, ovviamente, che ne parliamo subito dopo, perché appunto questo errore è di Pinamonti. Però diciamo che oltre a questo non ci ho visto fare chissà quanti tiri, chissà quanti dribbling, chissà quante azioni pericolose. Anche a lui, dalla partita contro la Salernitana, mi aspettavo di più. Quindi anche lui va sul 5,5. Anche, e sottolineo, anche per quell'errore, diciamo, sotto porta. Pinamonti sbaglia di tutto, sbaglia appunto, come già detto, il cross di Laurente, che poi è arrivato lui, ha provato a tirare di testa, ma è diventato un assist per Seide, che poi, come ho detto, ha sbagliato il controllo e ha tirato malissimo. Mi ricordo che in un paio di circostanze, forse una, era davanti alla porta, ma ha sbagliato. Quindi Pinamonti, devo essere sincero, non capisco come fa ancora a giocare da titolare. Non lo capisco. Dopo comunque ne parliamo, va. Però intanto qua voto anche qua sul 5. Laurente, il primo tempo, come ho detto, per me è male. Anche Laurente è male. Nel secondo tempo ho giocato Maia, appunto, anche perché stavo per fare l'assist. Peccato per quell'azione famosa che vi ho detto già in più volte, però visto che non ha fatto assist, visto che non ha fatto gol, comunque è stato uno forse leggermente più pericoloso, ma proprio leggero più pericoloso, io comunque ci voglio dare un 6 a Laurente. Passiamo a chi è entrato dalla panca, incominciando da Arui, che comunque prova a tirare ma sempre alle stelle. Quindi già soltanto che comunque ha provato a tirare è già un qualcosa. Quindi comunque ci voglio dare un 5,5. Antist e Ayan e Alvarez sono entrati, ma non praticamente li ho mai visti. Devo essere sincero, ok, qualche azione che magari ha scartato qualcuno, eccetera, c'è stato, ma niente di che. Quindi tutte e tre ci do un 6, 5,5 da tutte e tre. Arui è entrato comunque negli ultimi 10 minuti come Alvarez. E lui si è fatto vedere già di più, perché lui in quei 10 minuti ha fatto 3 falli, una ammonizione
E tanti sbagli. Mamma mia, come. Manco Reginis non ha capito che non deve mettere Ruan. Ancora non l'ha capito che lo deve cacciare via da questa squadra che è diventato il nuovo Kirikes. È diventato il nuovo Kirikes, forse anche peggio, perché Kirikes giocava anche meglio. Mamma mia. E ho detto una bestemmia, per la carità. Cioè, che Kirikes gioca meglio di un giocatore non me lo sarei mai aspettato di dirmelo. Comunque, voto Ruan, voto 5, voto 4 e mezzo. Mamma mia. Ogni volta che entra fa dei casini assurdi. Fa sempre dei casini assurdi. Comunque, appunto, parliamo di Dionisi. Dionisi, Dionisi, Dionisi. L'unica cosa che voglio rimproverare Dionisi, perché molteplicemente se comunque abbiamo giocato così male, comunque nel primo tempo un po' di colpa ce l'ha anche lui. Nel secondo tempo abbiamo giocato leggermente meglio, ma diciamo che Dionisi poteva fare di più. Perché mi vuoi spiegare, Dionisi, come fai a comunque iniziare a fare i cambi al 70esimo, quando comunque vedi che comunque stiamo creando poco del dovuto, stiamo facendo un po' meno tutto del solito, e te mi inizi a fare i cambi dal 70esimo? Boom, devo essere sincero, non capisco. Poi vabbè, chi è entrato non ha fatto la svolta di questa partita. Qua siamo tutti d'accordo. Però io onestamente l'avrei iniziato a fare prima del 70esimo. Però come sinceramente non avrei fatto entrare Ruan. Anche soltanto per 10 minuti, e sinceramente avrei fatto entrare subito nel secondo tempo Alvarez, perché si vede a occhi chiusi che questo Pinamonti non riesce a segnare manco con le mani, non riesce a segnare manco con le mani. Quindi io sinceramente non lo capisco a Dionisi del perché vuole sempre mettere Alvarez in panca e Pinamonti titolare. Non lo capisco. Ok, che ci vuole qualcuno che faccia la legna e tutto quello che vuole, ma Alvarez in questo momento è quello che ci sta salvando più di tutti, non in questa partita, ma in generale. Ha già fatto molto di più Alvarez che Pinamonti. Quindi, boh, non capisco. Devo essere sincero, non lo capisco. Comunque, voto di Nisa, voto 4. Squadra, come ho già detto nel primo tempo, secondo me non ci siamo stati. Nel secondo tempo, leggermente meglio. Anche comunque perché le azioni più pericolose le abbiamo fatto appunto nel secondo tempo. Magari nel primo abbiamo un po' giocato troppo male, troppo troppo male. Quindi voto squadra, voto 5 e mezzo, anche perché comunque abbiamo perso. E quindi va un po' detto così. L'arbitro, l'unica cavolata che mi sento di dire, che sinceramente prima ho rivisto un attimino le highlights della partita e effettivamente c'era il fallo che poi comunque ha portato il primo gol dell'Inter, se non mi sbaglio, non era a favore dell'Inter ma era a favore del Sassuolo, perché appunto è il giocatore dell'Inter che fa ponte. Quindi non si è mai visto un giocatore che fa ponte
e gli viene fischiato il fallo a lui. Dopo da là incomincia l'azione del primo gol dell'Inter. Quindi, boh, voto arbitro, voto 4 perché è stato un errore decisivo, decisivo. Quindi è un po' così. Inter ha giocato allo stessa maniera che ha giocato il Sassuolo, cioè secondo me hanno giocato entrambi male, devo essere sincero, infatti è spuntato con tre tiri a testa in porta, quindi potete capire quanto sia stata bella sta partita. L'unica cosa che almeno l'Inter comunque quelle poche occasioni che comunque ha creato, le ha anche sfruttate. Poi è anche vero che comunque nel secondo tempo si è un po' spenta appunto l'Inter, invece nel primo tempo ha fatto più azioni pericolose, questo bisogna dirlo. È anche vero che Lautaro si è mangiato in più di un'occasione il gol del doppio vantaggio. Però mi aspettavo di più da parte sia del Sassuolo sia dell'Inter, decisamente. Quindi voto Inter comunque va sul 6 perché comunque hanno vinto, hanno sfruttato bene le occasioni e quindi si portano a casa i 3 punti. Noi ora ci vediamo ad un prossimo video, sempre e comunque Forza Sol e ciao!